Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jumpytech. Siamo ritornati nell'angolo degli unboxing, comunque dei gadget strani, finalmente, perché ho comprato un prodotto su Amazon. Ragazzi, tra l'altro mi sono appena fatto la doccia, sembra un Ragazzi, oggi ho comprato un gadget che avete già letto nel titolo e visto nella preview probabilmente, o non lo so se voglio fare il bait, non lo so, vedremo. Comunque sia, io non appena l'ho visto su Amazon ho detto no, questa cosa la devo comprare, non costa niente, vi lascio il link qua sotto in descrizione di Amazon, non costa niente e potenzialmente potrebbe essere una figata. Stiamo parlando ragazzi di questa cosa che è praticamente un mini cabinato. I cabinati sono quelli antichi che si trovano nelle sale giochi, no? E questo è in miniatura, è piccolissimo ragazzi, cioè guardate, è veramente minuscolo e in teoria dovrebbe essere funzionante. Su Amazon me l'hanno spacciato come funzionante, che all'interno, come possiamo vedere qui, 220 giochi. Ora io non so come possa funzionare, se va a batterie, non l'ho aperto per farci il video ed ero veramente curioso perché appena l'ho visto su Amazon, ripeto, mi ha mandato subito in fissa e adesso scopriremo come funziona. Sono veramente troppo curioso. Qui abbiamo, chissà che giochi ci saranno tra l'altro. Ah, qui ci sono forse. Minchia, va a batterie. Però, cioè, guardate che piccolo, raga, è piccolissimo. Cioè, è una figata, è bellissimo. Questo poi a casa nuova lo metto su una mensola e lo tengo esposto. C'è il tasto AB, il joystick praticamente per comandare i personaggini, e i tre tasti che sono, penso, select, start e pausa, probabilmente. Cioè, potevano farlo alimentato USB. Cioè, cazzo, siamo nel 2019, beh, che deve essere una cosa portatile. Ok, una batteria ricaricabile, che ci vuole? Niente, tre batterie. Non mi minchia i due batterie. La domanda a me mace. Gli ho messo le batterie, proviamo ad accenderlo. Ho preso le batterie dai profumi sparsi in casa perché nei telecomandi ci sono le AAA. Vediamo se accende. No, vabbè, raga, è un burro. No, vabbè, sto sognando. Cioè, guardate, lo spengo. Quando lo accendo è bellissimo. È troppo bello. Metto l'altra gamba e ve lo faccio vedere un po' meglio. Raga, è troppo bello. Qui sono tutti i giochi, ce ne sono 220. Non li guarderò mai tutti. Raga, vi giuro che è la cosa più bella del mondo. Io lo amo, cazzo, è troppo bello. Cioè, raga, è la cosa più bella del mondo. È pazzesco. Dobbiamo premere A praticamente. Il sistema operativo questo dovrebbe essere. Comunque il software che si chiama Family Sport 220 in 1. E poi qui con tutti i giochi: bowling, dardi, basketball, boxing, trampolino, fishing, ice hockey. Ah, forse sono divisi in categorie. Sono education, minigame, tennis, golf. Vediamo tipo racing. Ok. No, sta minchia. Devo accelerare. Ah, figa, devo accelerare. Sì, già sono a 160 km ora, 182, ma quando mai? Ragazzi, sapete che sembra? Sembrano i giochini che si trovano praticamente, si trovavano tipo nei vecchi cellulari, i giochini tipo in Java. Penso questi siano proprio dei giochetti in Java, però il display è veramente fighissimo. Per passarsi quei 5 minuti e per stupire un attimino, boh, vostra sorella, non è male. Se volessi uscire, paused, ok. Con quello con l'ultimo tasto si riavvia. Questo gioco non mi piaceva. Che altro gioco un po' più interessante non c'è? Ma non mi sembra ci siano comunque 220 giochi, sai? Qua dobbiamo scegliere il carattere, quello con più skill ovviamente. Ah dai, fregno questo. Fico. Questo è figo, raga. Par 4, dobbiamo fare in teoria in 4 tiri. Oddio, che cazzo ho fatto? Ho lanciato? No, ho fatto una cagata. No, oddio. No, ho fatto una stronzata, dovevo tenere premuto. Non mi piace questo gioco, li cambio. Bowling, vediamo che succede con bowling. Choose your head. Oh, questo è molto più capibile, cazzo. Adesso, ah, forse devo tenere premuto. Word. Ah, dai, questo è fico. Dai, questo è carinissimo. Dai, è un burro sta cosa. Forse ci sono le categorie education. Ah, esatto. In education ci sono tipo, cioè, guarda quanto cazzo ci sono. Percussioni, what is the most, learning fruits, learning fungi, learning animals. Ci sono 40 minigiochi solo di education. Vediamo minigame invece. Puzzle, action, venture, relax, sport, table. Table cosa c'è? Balloon shooting, maze combination, monkeys, happy night, bumper ball, custom smasher, cartoon puzzle, gold miner, jumping eggs, x training, super pizza. Super pizza dobbiamo provare. No, questo che è tipo, questo è tipo coso, cooking mama. Ah, devo fare la pizza così e la devo tipo riprodurre. Sto sognando. Ragazzi, io sto coso lo regalerò a mia nipote, se ne sarà molto contenta. Ok, vediamo se sono bravo. Ok, poi dobbiamo mettere il formaggio così, perfetto, e così.
Good! Che ho fatto una good pizza. Ah, good, good. Ah, ogni singolo. Figa, accuracy al 70%, zia. Bene, abbiamo scoperto che praticamente i giochi, quelli più seri, tra virgolette, quelli più fatti, i giochi fatti meglio, sono solo questo: tennis, golf, baseball, table tennis, bowling, dardi, basketball, boxing, trampoline, fishing, ice hockey, curling, city battle, crazy moto, run. Run, mi piace, bisogna tipo saltare. La 200 metri, vai. Che run salti? Ah, forse devo cliccare tipo... Oddio. Ah, sì, devo cliccare tipo in modo spastico. Figa, ti sto superando. Bastardo. Cazzo, Usain Bolt mi fa una pippa. Quanto minchia ora? Minchia, la mano mi sta partendo, raga. Ma quanto dura? Minchia, è sghere guys, oh. Ad aspettare che arrivano tutti. Minchia, è arrivato mio nonno alla fine. No, è multiplayer, guarda. È andato online questo qua. Lo connetto alla wifi di casa e vola. Certamente. Questo che lo guardavo da prima. I dardi, cioè le freccette. Event 301, minchia. E come faccio? E quando lui probabilmente passerà dal centro. Che ah, minchia, questo faccio centro sicuro. Figa, che colpo. 301. Ah, ho capito, guarda così. Ah, ok, aspetta. No, ma che cazzata ho fatto? Non ho capito qua che cosa ho fatto. Ho fatto una cazzata pure qui. Centro perfetto! Maro burro! Airborne Alien. Chissà che cosa cazzo potrà mai... Oddio, che è sta sta? Alien, perché ci sono i cuoricini? Bene ragazzi, direi che dopo questo giochino abbastanza ridicolo, molto carino, mi piace, è fighissimo ragazzi, cioè per giocarci ogni tanto è carino. Anche perché il display ci sta, certo non è dei migliori, però ci sta assolutamente. Ha anche un altoparlante sia davanti che dietro, tra l'altro sto notando, quindi stereo, cioè c'è l'altoparlante sia qui, qua. E ci sta tutto, è proprio figo, un oggettino carino secondo me davvero per fare un regalo a un bambino. Che cazzo ne so, a me mi intrippava l'idea di avere il mini cabinato, anzi di provare questo mini cabinato, perché su Amazon tipo le recensioni erano tutte positive. E quindi ho detto, ma sì, compriamolo e facciamoci un video. Costa tipo 20 euro. Vi lascio ovviamente, come dicevo prima, il link qua sotto in descrizione. Però un fake, la cassa davanti non funziona. Può essere che si è sminchiata la mia. No, raga, la cassa davanti non va. No, in realtà va, ma tipo è bassissima. Va, ma è bassissima. Però raga, vi giuro che è fighissimo. Cioè, è proprio figo. Proprio figo, figo, figo. Bene ragazzi, io direi che per questo video possa essere tutto. Io spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Questo era un gadget strano, è assolutamente strano questo cabinato in queste dimensioni, funzionante, con 220 giochi al suo interno. Quando lo comprate, se mai qualche pazzo vorrà acquistarlo, ricordatevi che ci vanno 3 batterie. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, fate uno spero con un bel pollice in su sotto questo video. E fatemi sapere se voi avete mai provato queste specie di giocattoli, perché alla fine è un giocattolo. Non lo chiamo nemmeno console perché è troppo un complimento, però alla fine è un giocattolino molto carino, secondo me, da bere. E ci può stare. A me piace. Lo metterò lì sulla menzolina dei gadget nerd quando farò casa nuova. Da Jumpy Tech è tutto. Ciao ciao.